Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'altra area di lavoro. E questa sera staremo insieme per parlare di arte. Sì, arte vera, arte del regno, arte importante. Come nostra abitudine, faremo passare un bellissimo video dove capirete l'argomento che tratteremo e presenteremo poi l'ospite. Avete visto con questo bellissimo video dove c'erano tante maschere colorate, tante maschere con dei cappelli strani, ma bellissimi, stupendi, meravigliosi. E perché? Perché parleremo dei Pulcinella, che non è soltanto il Pulcinella che si conosce abitualmente con il famoso cupolone e maschera nera tipicamente napoletana. Parleremo dei Pulcinella che sono sparsi per tutto il territorio che una volta era la patria napoletana ed era il regno, che usano dei nomi tutti particolari in funzione della loro lingua originale, ma sempre a Pulcinella si riferiscono. E cominceremo a parlare con Castiglione Messer Marino. E con chi? Con Mariano Di Stefano. Ciao Mariano, come stai? Ciao Claudio, buonasera, tutto bene? Complimenti per quest'estate, per l'accoglienza, per la bellissima giornata che ci avete regalato. Abbiamo passato veramente una giornata meravigliosa, il tempo che ci aveva assistito e poi con tutte queste pulcinella che sono venuti dal regno e anche da fuori regno. Ed è stata un'esperienza bellissima. Beh, ce ne stanno tanti pure fuori regno di maschere Sì, simili come a no? lui. È ovvio, ma vabbè, ma sai la figura di Pulcinella è universale, però solo da noi è diventata da locale e da provinciale, è diventata a dimensione planetaria, quindi addirittura anche per certi aspetti in figura sacra. Tu sai che è un qualcosa di particolare. Noi siamo molto legati al professor Scafoglio, per quello che poi diremo in questa chiacchierata, e praticamente. Da chi pensava di poter far diventare una figura folcloristica si sono dovuti arrendere clamorosamente perché è un personaggio di una complessità, una figura di una complessità, una maschera di una complessità che fa rompere il capo a tantissimi studiosi, antropologi, sociologi, anche filosofi, pensa che, ma forse alla fine quelli che riescono più a trasmettere l'entità e l'identità dei vari Pulcinella, siete voi che state sul territorio e che cercate di portare avanti vecchie tradizioni e vecchie identità che affondano le radici dalla notte dei tempi e agli artisti. Mariana, innanzitutto, dici da dove vieni. Noi veniamo da Castiglione Messer Marino, un paesino nella provincia di Chieti, dell'Alto Vastese, in Abruzzo. Siamo a 1000 più metri di altezza, fuori sta nevicando, e abbiamo questa tradizione, questo pulcinella abruzzese. Siamo in Abruzzo, siamo noi schiavi, siamo gli unici due paesi ancora ad avere il pulcinella, questa figura, questo pulcinella, questa maschera. C'era pure nei paesi limitrofi come Rocca, Fraine, però purtroppo lo hanno perso. Sono riuscito a recuperare qualche traccia fotografica. C'è ancora qualcuno che lo faceva negli anni 70, però sto spingendo per fargli rifare, ma con difficoltà. E niente, noi abbiamo questo costume. Antropologi sostengono che deriviamo da, come dicevi tu prima, da figure. Da santoni, da figure tipo sciamaniche, che con i loro colori, con i loro balli, con le loro Figure sacre, no? figure sacre, che si faceva per l'appunto a cavallo tra l'inverno e la primavera, ed era un rito propiziatorio, un rito di fertilità.
Questo è quanto. Noi a stento siamo riusciti a portarlo fino ad oggi con vari stop per tanti motivi. A volte si è fermato pure per diversi anni, a volte si è ripreso. Oh, sono diversi anni che, diciamo, una quindicina d'anni che lo portiamo abbastanza avanti, cerchiamo di farlo conoscere, andiamo in giro per l'Italia, siamo stati pure dati a Cassino e Eh sì, col riospitiamo qua da bellissimo noi. convegno. Adesso facciamo passare, mentre tu parli, facciamo passare qualche foto. Bellissimo quel convegno fatto a Cassino. Sì. Siamo venuti in costume pure a Cassino, abbiamo e poi niente, riospitiamo questi gruppi dove noi andiamo. Ci ospitano, cerchiamo perché diciamo il succo della nostra associazione è non andare in giro, ma riportare da noi e far conoscere anche le altre realtà degli altre le altre masche, le altre figure del Pulcinella che stanno sparse per l'Italia e non solo. Tipo a Pesco Rocchiano siamo qua, non simili, si chiamano Zan. Nelle Marche c'è un altro gruppo che si chiamano Zan pure loro, però sono molto molto simili a noi. Ho trovato un gruppo nuovo che è stato da noi quest'estate, i Purgianella, una cosa, penso di non aver sbagliato, di pugliesi, Castignano del Capo. Era un gruppo nuovo che ho scoperto per caso, mi ci sono messo in contatto e sono riuscito a portarli qua da noi. E giorni fa sono stati ospiti in Sicilia, vicino Messina, dove noi eravamo già stati nel 2018. E questo è quanto. Abbiamo questa figura qua. Vabbè, quando, non è solo quando, poi dopo ci spiegherai bene un po' le origini delle vostre conoscenze, fin dove arrivano, tornando indietro con il tempo, quando avete tramandato l'opera importante che ha fatto anche, soprattutto Adriana Gandolfi, l'amica Adriana che salutiamo con affetto, che anni fa, anni Adriana ha dato una grossa mano a far crescere sì, questa soprattutto tradizione. a rinvigorirla e non farla sparire. Certo, l'Abruzzo è un particolare perché poi il Cicolano, secondo me, bisogna, anche se adesso è provincia di Rieti, bisogna considerare come maschera abruzzese perché fino al 27 faceva parte degli Abruzzi e quindi del Regno. Quindi possiamo dire a tutti gli effetti abruzzese, non è una maschera reatina, ma è una maschera o papalina o reatina, ma è una maschera abruzzese. Che faceva parte del Regno di Napoli, come pure con la maschera, col Pulcinella marchigiano che dice, credo che sia ad Ascoli Piceno, Sì, Acqua Santa Terme, sì, ed è provincia di molto Acquasanta. strano perché poi tra l'altro Ascoli Piceno, quel territorio, pur stando dentro i confini del Regno di Napoli, faceva parte comunque dello Stato papalino e quindi a questo punto delle affinità o dei collegamenti erano così stretti che non vogliamo considerarlo abruzzese, però comunque la caratteristica è quella. Sì, siamo molto molto simili. Cioè, i cappelli, poi ogni paese si è evoluto. Noi, cioè, inizialmente non eravamo quello che tu hai visto quest'estate, erano un po' più semplici. Poi le cose cambiano un po' per rivalità nostra, perché ognuno se lo faceva da sé a casa. Un po' di rivalità, un po' di così. Sai come sono i giovani e siamo arrivati a queste La, poi, misure un poi, po'. ci fa, Esagerato, poi, però. ci fa, poi ci farà vedere, spiegare bene il cappello. Sì, vabbè, quella sana e bella rivalità che ti permette Sì, non ma sì, soltanto una sana sopravvivere, rivalità. ma anche di migliorare e andare avanti. Insomma, su quelle cose, magari fossero tutte queste le rivalità che il mondo No, ma una rivalità buona, non è conosce. che è una È ma nemmeno quella bella sotto. rivalità che permette poi di far bella Ha figura per fatto sì che rivalità che ti dicevo prima, il telefono purtroppo Sì, la smetta. ripeto, inizialmente eravamo molto di meno, adesso ne siamo di più. Beh, quando facevamo la sfilata in maschere ne eravamo 7-8 di Pulcinella. Gli anziani maggiormente lo facevano, se eri nipote di un anziano potevi farlo, cioè non è che ti era permesso a tutti fare il Pulcinella, cioè,
Non era semplice, poi comunque dovevi saper fare il cappello, dovevi avere le cinte, le sonagliere, che non ce n'erano, non ce n'erano poche, si prestavano di volta in volta. Non era semplice. E poi pian piano ci siamo avvicinati, un po' più di persone si sono avvicinate a questa cosa e siamo cresciuti un pochino, non tanto, ma un po' si è cresciuti. Oggi di quanti componenti si è? Innanzitutto, come si chiama l'associazione? L'associazione si chiama Lupo Pulcinella di Castiglione Messer Marino, diciamo di persone che fanno proprio Pulcinella siamo intorno alla ventina, Ma non 15-20, siete pochi. ma non ne siamo nemmeno tanti, perché comunque ci continuano a chiamare ed è difficoltoso onorare tutti gli inviti. Ultimamente ci hanno invitati in Spagna, ma non siamo riusciti. No. Beh, anche perché poi diciamo ognuno fa il suo lavoro, il suo mestiere, non è una cosa semplice, No, insomma. ma abbiamo proprio non per statuto, ma per una nostra regola interna che almeno dobbiamo uscire 9-10 persone, perché comunque se no il nostro è un impatto visivo. Cioè, tutti ci chiedono: ma cosa fa il Pulcinella? Cosa fa il Pulcinella? Sì, un ballo lo facciamo, dei canti. Però in realtà il ruolo del Pulcinella nella giornata in maschera era di dirigere, coordinare, quindi non aveva un ballo, non aveva una cosa vera e propria, era proprio un servizio d'ordine, quindi essendo in pochi, onorare tutte le trasferte comincia a essere un po' impegnativo. Domenica prossima saremo, come dicevi tu, dai piemontesi. Ah, andate in Piemonte, sì. Saluta gli Eh sì. Sì, amici. Poi ti è piaciuto come ho fatto il documentario? Ho ripreso tutto, non ho... Io e Raimondo abbiamo ripreso tutto e abbiamo riproposto tutto, insomma. È ho lungo, visto. però è un documentario d'archivio, credo che alla fine è stato anche visto da parecchie persone. Eh sì, penso di sì. Noi comunque, e questa tradizione ha poche fonti, che ne so, scritte oppure. Appunto, quello ti volevo dire, ma Era una dimmi una cosa. tradizione, era una cosa tramandata oralmente da padre in figlio, nipoti. Ma le vostre conoscenze fin dove arrivano tornando nel passato? Fine 800, gli inizi del 900, gli inizi del 1900. Nel 1900, quindi 100 anni fa, ma questa però ha origini ancora più vecchie, no? Più antiche. Le prime fonti tramandate, certe, sono quelle, però se si faceva 100 anni fa, qualcuno prima penso lo faceva, se no chi ce l'ha tramandata a noi? La prima fonte era mio zio, cioè, il padre di mio zio, che comunque lo faceva, e sta pure testimoniato nel documentario che ha fatto Adriana Gandolfi Sì, l'abbiamo nel mandato. 90. Non facciamo vedere lo spazio perché Adriana ci ha permesso di Sì. pubblicarlo e l'abbiamo Nel pubblicato integralmente ed è Le molto prime costoso. prove fotografiche le abbiamo negli anni 60, 1959, 1960. Prima di allora era una tradizione fatta da contadini, pastori, di tra virgolette povera gente, non è che si potevano permettere di avere una macchina fotografica. Poi era una cosa locale, come dicevo prima, tramandata oralmente, si faceva di padre in figlio, ci si riuniva. In stanze e si organizzava il tutto, ma non è solo il Pulcinella, la maschera castiglionese non è solo il Pulcinella, è tutto il corteo mascherato che quando un po' di anni fa, che il paese era più popolato, si riusciva a fare molto di più, si facevano delle rappresentazioni nelle varie piazze, che posso dire, un anno si è fatto l'incontro Vittorio Veneto di Garibaldi. E chi era l'altro? E il re, e mo mi Don sfuggiva, ma tante altre cose. Poi Don Peppino, ma come lo facevate? Per onorarli o per strunziarli? no. Ma sempre nella chiave ironica, sempre in chiave ironica. Oppure si scherzava sul politico di turno, oppure che ne so, sui preti, oppure che dire. Una volta l'invasione tedesca pure si è fatto,
Ma mi sfugge, cioè, tante rappresentazioni abbiamo fatto. Era un vero e proprio teatro all'aperto, nelle varie Importante. piazze, questo era. Poi, legato a questa tradizione, c'è il piatto che hai mangiato pure tu. Sì, ma poi ne parliamo. Ci voglio arrivare piano piano perché poi ci devi spiegare bene tutto. Affronteremo le varie fasi di questa vostra rappresentazione. Parleremo anche del piatto. Sì. Ti volevo dire, ma secondo me quello che posso dirti è questo, che la rappresentazione è molto antica, perché voi, se tu mi hai detto che non tutti potevano accedere a fare Pulcinella, io te lo No, dico con no. la lingua italiana perché non sapevo pronunciare quella vostra, Va benissimo. vuol dire che voi avevate una cultura popolare, avevate Ah, guarda, il Pulcinella era una figura importante, era tenuta, cioè, faceva ordine nella piazza quel giorno, cioè, faceva pure paura, ti frustava. No, non lo facciamo più perché non ce n'è bisogno, però c'è il ricordo, ma già lo ricordo pure io. Che i vecchi, se, cioè, avevano un potere non indifferente quel giorno, cioè, E frustavano. questo fa parte della civiltà popolare, della cultura popolare, che non ha nulla a che vedere con il folklore. E quindi molto probabilmente queste sono culture popolari che fondano nella notte dei tempi, che ha i suoi codici, ha i suoi regolamenti, alle sue procedure e le sue C'era leggi. una cosa non scritta, che però comunque Perfetto. non è che c'era una legge scritta che dovevi rispettare l'anziano che faceva il pugile, però comunque si rispettava, era così. Non perché era anziano, ma perché quel giorno era Pulcinella. Cioè, si doveva, lo sapevano tutti e si rispettava, si faceva rispettare. Non tutti era permesso farlo, che non tutti, ripeto, magari sapevano fare il cappello, perché magari, come ho detto prima, non tutti avevano le cinte con le campane, noi le avevamo perché, essendo una civiltà di pastori, attraversati da un tratturo, avendo la fanteria Marinelli, che un tempo era Abruzzo, pure lì Agnone, confiniamo con il Molise, avendo la fonderia vicina, che ha 9 secoli di storia, la fonderia, avevamo accesso ad acquistare qualche piccolo Sì, no, campanello. ma poi, sì, ma poi il discorso è che quando ci sono delle regole non scritte che però impongono di rispettarle, vuol dire che si parla di civiltà e cultura popolare. Quindi se una persona per poter diventare un pulcinella doveva aspettare il suo turno e fare una certa gavetta, una certa trafila, vuol dire che era cultura popolare, dove praticamente Sì, no, ma sì, era È così. il popolo che dice, è il popolo che decide chi lo deve fare e chi lo può fare. E quindi credo che le vostre conoscenze affondano un secolo fa, ma vanno molto, molto indietro nel tempo. Ripeto, un secolo fa è la prima prova che abbiamo, che ci stava, la prima prova sicura, provata. Però se lo faceva un mio prozio 100 anni fa, lui da qualcuno l'avrà ereditato anche lui, qualcuno gliel'ha tramandato oralmente, ma tramandato. Non c'era una cosa scritta, perché magari va a finire che erano pure povera gente che non sapeva nemmeno scrivere. Però si faceva magari a intervalli, si è interrotto un po' per la guerra, poi negli anni 70 il paese si è svuotato per l'emigrazione. 60, 70, 80, nelle città. Cioè, poi era una cosa fatta solo da maschi, e i maschi stavano tutti all'estero, Germania, Svizzera e quant'altro. Poi si è ripreso pian piano, si è ripreso con qualche altro periodo di stop per tanti motivi. No, non scendiamo la politica, certe volte fa pure i suoi danni, senza scendere nei particolari. Però ci sta, nell'aria c'è, anche se c'è un periodo di stop, c'è sempre la volontà di riprenderlo, di rifarlo, di continuare, di non far perdere questa tradizione. No, assolutamente, ma tanto ci state riuscendo benissimo, poi parleremo della parte finale. Senti, cominciamo a parlare un po' del periodo, della parte temporale. Normalmente il carnevale inizia con Sant'Antuono, Sant'Antuono si festeggia Sant'Antuono, Sant'Antonio Abate, il 17 di gennaio, e poi comincia il periodo di carnevale. Ma pure voi cominciate
il periodo di carnevale con Sant'Antuono oppure quella? Allora, noi Sant'Antuono non lo festeggiamo in termini come, che ne so, altri paesi, c'è il fuoco di Sant'Antonio, le farci, oppure che ne so, o altro. Però quando entrava Carnevale si cominciava a riunirsi in varie stanze o in qualche stanza messa a disposizione dal comune per organizzare poi la sfilata che si fa l'ultima domenica di Carnevale. Cioè, e durava tutto il periodo di Carnevale questa cosa. Tutte le sere oppure tutti i fini settimana ci si riuniva e si scrivevano dei canti, si scriveva la recita che si doveva effettuare quel giorno, proprio, si faceva proprio tipo un copione, si scriveva, si faceva le battute, chi lo doveva fare, come si doveva fare, si faceva le prove ed era segretissimo. Senza io mai, noi più piccoli che andavamo a queste riunioni. Magari iscritti pure alla maschera, noi diciamo, mi sono iscritto alla maschera. Se un zio mai noi ci facevamo uscire una recita o una canzone, venivamo esclusi, non ce la facevano fare gli anziani, cioè, era segretissima la cosa. Per non parlare poi dei cappelli di Pulcinella, che era fatta proprio dai Pulcinella a casa loro, quei Sì, 7-8 che lo poi aspetta, facevano. poi parliamo del pulcinello. È importante questo aspetto. Quindi voi ogni anno si facevano dei canti nuovi. No, qua, ogni tanto si aggiungeva qualche canto, c'era sempre i 3-4 canti soliti fare, però ci stava un signore che ogni tanto aggiungeva un canto nuovo. Le recite si cambiavano ogni anno, sì, quelle sì. Le rappresentazioni Dimmi una quando si cosa, faceva. il canto veniva abbinato a un ballo, alla ballarella? Sì e no, alcuni sì, alcuni no. Molto spesso, quasi sempre si faceva il canto, noi la chiamavamo la serenata, ed è una vera e propria serenata che si faceva il fidanzato la portava alla futura sposa. Quella è Ma molto se ti molto dico di ricordata. accennarla, lo sai fare? No. Secco La proprio. posso dire a parole. Ma se Che ne io te lo so, dai, dicevo, mo ti dico ma se io te lo qualche dicevo, non era, perdeva spontaneità questa trasmissione. spontaneo il no. Allora, ma che ne so, ti dico qualche passaggio. Cioè, questa è la prima Ah, sera che sì. ci vengo, chiedo per mo te lo dico in dialetto, però in italiano, però è tutta cantata in dialetto e No, ma molti io non la voglio. No, no, capiscono. no, no, aspetta, aspetta, in italiano non la voglio sentire, voglio sentire nella lingua vostra. Questa è la prima sera che ci venga, cerca per me si pozzi cantare. Se tu mi dici sì, mo mi trattenga, se tu mi dici no, tre passi avanti. Questa è una prima parte. Ma poi questa è lunghissima. E poi si faceva botta e risposta. Uno diceva, c'è un libro di 200 pagine, l'ha scritto una signora, è quasi tutta dedicata a questa serenata. Se vieni te lo faccio vedere, anzi te lo regalo uno, ce l'ho, me l'ha dato in consegna di regalarli. Se vieni ti E regalo un libro allora non, ma certo che vengo, io sono sempre, devo sempre venire un'altra volta, te l'avevo detto quest'estate, ma a questo punto mi raccomando, non da, tieni la copia per me. No, ce l'ho tranquillo. E dimmi una cosa, Mariano, Dimmi. ma questi canti, queste recite, sono in italiano o sono in lingua vostra? 90% nel nostro dialetto. Che ne so, un anno c'era un signore che rappresentava il Papa, facevamo una scena sul Papa e si fece questa canzone sul Papa. Dice: il Papa ci l'ha detto che siamo gente brava, noi siamo i mascherati di Castiglione Bello, oppure c'era della gente che parlava male di noi, dei mascherati, visti di malocchio. Un'altra parte di questa canzone diceva: la gente va dicendo che sono mosse di cafoni, ma questa è la meglio gioventù di Castiglione. Capito? Poi si faceva queste battute qua. E allora devo dirti, Mariano, che è confermato che la vostra tradizione è antichissima, perché quando arrivò poi l'Unità d'Italia, per trasformare in folklore quello che era la civiltà popolare, perché tu sai che il più grande nemico della borghesia è sempre stato il popolo, e la civiltà e la cultura popolare, quindi hanno sempre cercato di distruggere la musica popolare, i canti popolari e la stessa figura di Pulcinella.
hanno sempre cercato di distruggerla e Sì. non riuscendoci l'hanno ridicolizzata, l'hanno ridicolizzata inventandosi il folklore. Il folklore è che non risponde a delle regole, non risponde a dei codici, tutti possono fare quello, tutti fanno quell'altro e che va a imitare quello che era, diciamo, dico sempre, il canzonissima del momento. E quindi nel momento in cui tu mi dici che avete canti e balli, canti e strofe e recite nella vostra lingua, credo, in Sì, vostra lingua volgare, credo che questo affonda le radici a tempi molto molto lontani. E quindi non siete stati contaminati dal folklore. Questo è molto no, importante. in effetti noi, ad esempio, noi quando facciamo le sfilate cerchiamo di non far fare, anche se purtroppo ogni tanto arriva qualcuno, i carri, i soliti carri che magari si vedono oggi nelle parate in maschera. Cerchiamo, è tutta a piedi, si svolge per le strade del paese, e non, cioè, i mascherati anziani non vogliono il carro, che ne so, con i pupazzi sopra, anche se ogni tanto qualcuno spunta, però siamo contrari a questa cosa, non la preferiamo. Nel momento in cui comparirà un carro è l'inizio della vostra fine. No, no, no. L'unico carro che veniva accettato era il carro bevante, che anticamente si faceva con un asino, con un mulo, poi con la scomparsa degli asini si è fatto con qualche Ma quello non è nemmeno un carro, quello forse, ecco, quello andrebbe quella recuperato. era necessità. Un anno si fece 6 quintali di vino, e poi la popolazione, durante queste sfilate, ci accoglieva, ci dava da mangiare, ci dava da bere, e un anno raccogliemmo 6 quintali di vino, oltre agli altri che si erano bevuto quel giorno. Sì, ma il discorso, Mariano, è che questa procedura, questo modo di fare del mangiare e dell'offrire è un po' comune a tutto. Insomma, io ho fatto sia il Sì. vostro carnevale che quello di Pescorocchiano, dagli amici Sì. capeggiati da Luciano Bonvente, sia quello di Schiavi dell'Abruzzo, ma anche tantissimi altri. Caratterizzava sempre comunque con delle tappe dove si è sempre offerto da mangiare e da bere a chi portava questa festa particolare. Sì, quello sì, Senti, è comune. Dimmi. ma adesso invece passiamo un po' agli oggetti che voi indossate, come si possono vedere, da dove vuoi partire? Spiegaci qualcosa. E che ti devo dire? Parto dal cappello, dai. Parto È il cappello. cerco di fartelo vedere. Lo vedi? Questo è Io uno lo conosco che bene, questo è quello tuo. non è quello mio, questo è quello che porterò in dono domenica a Rocca Grimalda. Ma non so. Dici tutto questo rituale di questo cappello. I cappelli non sono tutti uguali, come dicevo prima, li facciamo ognuno da noi a casa. Cerchiamo di metterci ognuno un po' il nostro. Ad esempio, io ho inserito i colori del paese dove andremo, il rosso e il bianco, sono i colori del paese dove ci ospitano. Sono tutti più o meno alti, con dei fiocchi così appesi, colorati. Poi ognuno ci mette del suo, che ne so, io l'ho fatto così, oppure delle figure, oppure qualcuno ci ha messo, che ne so, lo stemma del paese sopra. Ognuno lo fa a modo suo. Antropologi sostengono e dicono: ma è così, che comunque questo colore, tutti questi colori, è il richiamo, è la primavera imminente che sta arrivando. Comunque, il Insomma, carnevale. fa parte pure dei colori del corteggiamento, no? Quindi poi il fatto che sia un cappello in alto c'ha i Sì. simboli fallici della Sì. riproduzione, quindi c'è il corteggiamento e poi c'è la riproduzione, cioè c'è il corteggiamento, la copula e poi per arrivare alla riproduzione, all'abbondanza, no?
che Poi come. abbiamo una frusta, come dicevo prima. Facci vedere questa frusta. Allora, questo cappello è la parte, diciamo, più importante. Ci spieghi la funzione di questa frusta che ho La visto. frusta non è nient'altro che la frusta che usavano i pastori per guidare le greggi, niente di che. Da noi li Che chiamavamo qui. gli Urupino, come mi chiamava? Uscriaz. Noi Urupino. Proprio non l'ho mai sentito, noi chiamiamo Uscriaz. Con che cosa veniva fatto? Veniva fatto questo, se lo facevano i pastori durante la giornata, veniva fatto con il primo pezzo di legna che trovavi che ti piaceva, magari lo intagliavi, lo adornavi un po', e maggiormente che poteva essere un nocciolo, un salice, Dimmi una cosa, ma a Castiglione i pastori. E quindi aspetta, questa frusta viene usata per dare proprio il comando, per guidare. Sì. Veniva Quindi se usato come. per guidare il gregge, veniva usato quando si arava con le mucche, si arava con l'aratro, con le mucche per guidare Sì. i buoi, veniva usato per frustare gli animali, per Quindi sì, guidarli. Che a ne so, pure Carnevale. chi aveva il carro con i cavalli, aveva il frustino per frustare il cavallo, per farlo camminare, quello era. Quindi voi lo usavate, a Carnevale veniva usato perché un po' le maschere erano considerate un po' come gli animali in quel giorno. Veniva usato per, come dicevo prima, per tenere a bada la gente, mo, se vogliamo vederla in quell'altra chiave là, però veniva usato per allontanare la gente, per Poi guidare mi ricordo il costume. quest'estate, spero di non sbagliare nome, Francesco. Sì, Ecco, dimmi, ho che mi ha fatto accolto a un casa sua cappello con le. mia, che saluto con affetto, lui, la sua gentile signora, i figli, che fece quel cappello, ecco, mo faccio passare la foto, quel cappello Beh, Sannita che era cioè, ognuno, di una lui si è bellezza ispirato, straordinaria. all'Elmo Sannita, perché comunque noi facevamo parte dei Sanniti, e si è ispirato all'Elmo dei Sanniti. Ha Bellissimo, sì. fatto, gli è uscito un pochettino esagerato, però diciamo che poi ognuno va. Ma tu lo sai che a Carnevale il conformismo non Ma va pure esiste, interpretata, l'esagerazione. no? Se non Sì, si quindi. esagera, che Carnevale è? Scusami, che l'invidia ti fa parlare, No, no, guarda che non è l'invito perché Francesco l'ho insegnato io, è Maria. figlio Però mio. fa. E allora è il caso di dire che l'allievo supera il maestro. Hai ragione, hai ragione. Senti, Ha preso bene. l'altro attrezzo, ho visto, mi Un altro ricordo, le attrezzo, cioè, campane. mo, cerco di fare. E dietro di me, non può mancare la cinta con le campane, il suonagliere. Spiegaci. Il suonagliere dovevano essere due, pure una, ma il 90% due. Queste suonagliere noi le indossavamo anche per farci sentire che arrivavamo. Io mi ricordo che ne so, le prime volte che ho iniziato a fare il Pulcinella, gli anziani ci facevano uscire da varie parti del paese, così che la popolazione, sentendo il suono di queste campane, di queste suonagliere, capivano che stava arrivando il corteo mascherato. Ma queste qua non erano usate solo per fare il Pulcinella. Prima queste qua venivano usate, messe al collo del mulo per portare la Mi hai dote. anticipato, infatti. Quindi proprio c'è proprio la tradizione non soltanto contadina, ma a questo punto forse voi più legata alla pastorizia, alla transumanza, perché è una tradizione ancestrale. Quindi voi praticamente è come se si studiavate in quel momento ai greggi, alle mande, alle greggi che praticamente si facevano annunciare con le campane, con le suonagliere. Ma poi ho visto che eravate pure molto attenti all'abito, ho visto gli stivali, gli abiti, molto eleganti, non erano. Sì, gli stivali, quasi tutti abbiamo gli stivali oppure no, in dialetto le stuvelle, le ghette. Erano tutte cose contadine che comunque, tra virgolette, si usavano un po' nella vita quotidiana.
Le ghette venivano usate quando si andava a zappare per non sporcarsi i pantaloni. Ma ridillo nella tua lingua. L'istuvel. L'istuvela. L'istuvel, cioè, se vogliamo, stivaletto, no? È la parte alta di L'istuvela. uno stivale. Sì, ma io purtroppo tutte le volte che io vi invito, vi ostinate a parlare italiano, non riuscite a farvi intervistare, a Non è chiacchierare che in video con abbiamo la lingua sempre il vostra timore che... che non ci capiscano. Perdonami, Mariano, ma perché tu quando senti una canzone in inglese la capisci? No, come no? Guarda che Complimenti. l'inglese nasce dal castiglionese one, a Castiglione a one e quest'anno Vabbè, one a uno. tu sai che l'inglese comunque anche lei alla fine è una lingua No, che sto nasce dalla fine, scherzando. la nostra lingua volgare sono tutte lingue colte, è inutile che stiamo Mo a ti girarci faccio fare addosso. una risata. Noi avevamo un nostro paesano emigrato in America. Lo chiamavamo Francesco Ciambone. Però lui, lavorando in America, si narra che riuscì a spostare un grosso masso e gli inglesi dicono Champions, c'è un Champions dall'America, Castiglione è diventato Francesco Ciambone. Belle storie. Senti, Ma è vero, non è che mo, può darsi sia abbellita nel corso del tempo, ma un pizzico di verità ci sta. dimmi una cosa, ma poi ho visto pure che anche le vostre divise, quasi tutte bianche, belle, eleganti, sgargianti, però Sì, le avevano dei... divise, cioè, una cosa c'è da dire su quello, tutto quello che hai visto addosso a noi, noi compriamo solo la carta velina per fare i cappelli, ma nemmeno. Perché la lana pure si ricicla. Il resto è Ma tutto scusa. materiale riciclato. Le nostre non voglio fare pubblicità, ma il 90% delle nostre divise c'è un'azienda che produce moto qua vicino alla Val di Sangro che ha le divise bianche. E allora noi ce le facciamo dare dalle divise che scartano oppure quelli che intonaco, mi faceva dei gestacci il mio collega, che lui fa l'intonaco, i Gissini, hanno le tute bianche e ce le facciamo dare. Le campane pure lo stesso, sono quasi tutte recuperate da quelle vecchie che c'erano in giro. Cerchiamo di essere fedeli alla tradizione, di non comprare nulla quando facciamo questo qua. Solo la carta velina perché si rovina, dopo un po' si scolora e dobbiamo rifarlo, modificarlo. Ma prima, negli anni addietro, veniva sempre usata la carta velina o era usata qualche altra cosa? E Allora, la carta velina sono molti anni che si usa la carta velina. prima cosa si Da usava? un racconto, che intervistò mio zio Adriano Gandolfi anni addietro, pure lane e stoffe colorate. Perciò questa maschera lo faceva poca gente, perché comunque per fare tutto questo un po' costicchiava, capito? Fare il cappello, mo compravi la carta, compravi la lana, compravi le stoffe, qualche ritaglio, qualcosa lo dovevi avere. Si parla di anni che non si aveva nemmeno i pantaloni, quindi rovinare della stoffa colorata, della carta colorata non era facile, cioè non tutti lo facevano. Perciò ce n'erano pochi anche per questo motivo qua. Per un motivo economico. Eh sì. Ripeto, la Ma società. Dimmi. sì, però quello che ti volevo dire, ho visto quegli abiti tutti quasi tutti bianchi, bellissimi tra l'altro, ma tutti avevano una caratteristica del colore anche una specie di fiocchetti, di spillette, di quelle rosse, cioè anche quello visto che fa parte della maschera. Sì, poi noi sì, ci adorniamo i fiocchi, qualche fiocchetto pendente, c'è sempre stato quella cosa, quella Sulle fantasia spalline, di le sulle spalline, c'è sempre spalline, stato. eccolo qua, vedi? Eh Anche che quello, se vogliamo, è un simbolo di potere, cioè le spalline si mettevano i sì, eh sì. gradi. Ma tra l'altro è da essere benignore perché tu forse non sai, te l'ho detto io, Castellón Messer Marino è stata pure terra di fortissima insorgenza brigantesca sia nel 1799 che nel 1860. Io ho scoperto che un vostro conterraneo
è morto a calvi di sorta per difendere il re Domenico. Francesco II. Era un soldato dell'esercito che perse la vita lì ed è seppellito lì. Non si riesce a capire, bisognerebbe andare a capire dove sta, sinceramente. Quindi. Qua, gli archivi al comune arrivano al 1800. Prima del 1800 non ci sta niente. Esistono gli archivi, i libri mortuorum. Nei libri mortuori che si dovrebbe andare in chiesa, ma noi ci abbiamo. Non mi esprimo, non gli è permesso. Fai prima andare al cimitero che andare in chiesa. No, Vabbè, vabbè. ragazzi, mi fa pure entrare, però. Abbiamo un parroco da 55 anni e passa, so, e quindi off limits. Credo che c'è molto, forse diciamo qualche giorno devo venire innanzitutto a vedere il vostro archivio, perché se arriva fino al 1800 è un archivio importante, non è uno scherzo. Sì, fino al 1800 ci arriva. Feci fare un albero genealogico a mia figlia dei miei avi, fino al 1800 ci arriva. Prima no, prima non ci sta più niente. Venne bruciato. Un altro componente della vostra divisa? E che posso aggiungere? Vabbè, la divisa bianca, gli stivali abbiamo detto. Ma Quella non pure in fa più. antichità si portavano sempre gli stivali? Sì. Magari non veniva usata questa divisa qua, si mettevano i mutandoni di lana, molti usavano i mutandoni di lana bianchi, qualche maglia Però sempre bianca. sul bianco andavamo, no? Sì, sul chiaro, quello che si aveva, Claudio. Si cercava di prediligere il chiaro e il bianco, però diciamo il Ma anche. 90% è bianco. Anche perché, caro Mariano, nel posto geografico dove voi siete posizionati, tantissimi periodi di carnevale, quando arriva come adesso il vento siberiano, l'orso siberiano, il freddo da voi è pesante. Non è No, uno scherzo. stamattina stavamo meno 3, meno 4, non molto. Beh, di quello pure qua, pulito l'aria, come si dice, ha pulito l'aria. Ci vuole pure il freddo, ci vuole. Senti, ma io vedo. Per quanto riguarda il futuro, i giovani che fanno? Ci sono? Bambini incuriositi? Qualcosa c'è. C'ho un ragazzo che mi dà una mano con questi macchinari che io sono quasi analfabeto ormai, mi aiuta questo ragazzo, è il figlio del vicepresidente, c'ha 17 anni, 14, quanti anni? 16 anni mi ha detto che ce l'avevo precisato. Beh, ci sta, qualche ragazzo ci sta, non tanti, ma ci sta qualcosa. Penso che per Ma un l'importante altro che po' di c'è. anni continuo. Sì, Senti, allora per un altro. dimmi una Dimmi. cosa, poi non c'è nessun canto, nessun ballo legato a Eh sì, come questa questi canti che ti mascherata. dicevo prima, che si scriveva di volta in volta, magari qualcuno si ripeteva di anno in anno, qualcosa si aggiungeva, mo, tutti non me li ricordo a Sì, no, per mente. carità, e nessun ballo? Beh, si faceva, sì, i balli, cioè il saltarello, una zumbarella, cioè si ballava pure quella serenata, si poteva pure qualcuno la ballava pure. Era con la musica di quasi un saltarello, ci stava pure di altre suonate. Sì, c'era qualcosa, ci sta. Mo mi prendi un po' in contropiede perché il ragazzo che è esperto di musica questa sera non c'è tra di noi, però se c'era magari ti facevo accennare pure Vedi, una cosa di qualcosa. hai sottovalutato la trasmissione, Mariano. No, è che io metto gli annunci sul gruppo che abbiamo, poi non sempre tutti possono essere presenti perché il lavoro e quant'altro. Questo mondo che corre, 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 non ci fa più niente. Ma meno male che ci sta Stava Pulcinella che ci pensa. Senti, quindi a differenza dei vostri cugini di schiavi, no? Non avete una vostra. Loro hanno la famosa spallata, voi non avete una No, vostra. la spallata no. Tipo loro non No, ce l'hanno. nel senso voi avete più generico, saltarelli Ma comunque e bagarelle. la spallata non è che, come mo mi faceva notare i colleghi qua, la spallata è proprio un ballo loro, non fa parte al Sì, lo so, Pulcinello infatti o voi. ai Mazzaroni. Però loro
Cioè, saliamo per vedere, la spallata non è... Loro si chiamano schiavi di Roma, ma sono slavi di Roma. Cioè, non erano nemmeno sanniti, provengono dagli slavi. Ed è vero, eh. Puoi chiedere conferma a Luciano, Piruso, come si chiama il figlio di Luciano? Giuliano, Giuliano, Giuliano. Giuliano. Ma il fatto, sai qual è, Mariano? Non è una cosa così strana, perché il vostro territorio è stato anche terra di forte immigrazione dai Balcani, soprattutto quando ci fu l'invasione ottomana e molti si rifugiarono. Ma Infatti, ci infatti sono fino da te ci loro sono dei paesi che ancora parlano il croato, ma sì, anche ma per loro sono slavi, cioè, cioè però. dicono sono slavi, noi li chiamiamo schiavi, ma cioè, la vera origine è slavo, sono Sì, slavi di Roma. Sì. ma guarda, la parola schiavi, infatti c'è molto pure nel Casal di Principe, la zona della terra di lavoro, il cuore, dove ci sarebbe molto il cognome Schiavone, sono tutti guerrieri croati, schiavi, è dall'inizio slava della Croazia, perché molti di questi guerrieri, perché erano veri e propri guerrieri, venivano assoldati dai baroni e dai signorotti locali, stiamo parlando dell'anno 1000, il Medioevo, il Rinascimento, e Noi, come una specie di guardia privata, quindi questi spesso arrivavano qui e poi si stanziavano e molte volte come premio per il loro servizio ricevevano anche dei titoli nobiliari. La tua zona è pieno di territori dove ancora si parla il croato e dove ci sono proprio insediamenti slavi. Non è una cosa così strana. pur essendo vicini, stiamo a pochi, cioè, 10 chilometri, pochi chilometri, noi eravamo sanniti, loro non facevano parte dei sanniti, eppure il dialetto, la lingua è molto diversa. Cioè, parecchie cadenze sono proprio Sì, diverse. ma questa è una caratteristica praticamente in molte zone del nostro regno, a distanza di 10 chilometri, due mondi diversi. Noi Due abbiamo mondi diversi. subito molto l'influenza pugliese, che comunque in Non Puglia pugliese, non pugliese, di Capitanata. e a Scoria Capitanata è era no, proprio una gelma, come Capitanata è. Capitanata è il nord dell'attuale Puglia, che sarebbe la provincia di Foggia, quella è la zona di Capitanata, del Gargano. ma tu mi sei andato troppo indietro, io non ci sono arrivato Ma no, a perché guarda, fra Foggia e Taranto, Bari e Lecce, sono mondi altrettanto completamente diversi tra loro. Ma noi, cioè, il mio paese nel Foggiano ci andava 2 volte l'anno, ci andava in inverno che portava le greggi, in estate a mietere il grano. Eh Addirittura sì. c'è un santo, il 13 dicembre, che si festeggia Santa Lucia, qua si festeggia il 2 luglio, è stato spostato perché i pastori stavano tutti in Puglia e quindi si poteva, cioè, non c'erano, si faceva prima che loro transumavano con le greggi a luglio. Appunto, il 2 luglio si faceva Santa Lucia, però Santa Lucia è il 13 dicembre. Mi Eh sì, senti? Ci sei? se è territorio di transumanza, è normale che il collegamento col tavoliere delle Puglie, che capita la provincia di Foggia, era fuori Ma guarda che discussione. Era... fino a pochi anni, cioè, c'è un signore qua che porta le mucche ancora adesso, che è foggiano, ma le mucche mo adesso non succede più perché eppure proibito, si deve spostare per forza con i mezzi, ma fino a pochi decenni fa, alle prime nevi, le mucche partivano e facevano il tratturo da sole. Il Celano Foggia, non è Celano Foggia, è Ateleta Biferno il nostro tartuto, parte quello che attraversa il territorio castigliano, parte da Ateleta e va sulla Biferno. Ah, quindi si faceva anche il tratturo. No, termine. Sì. Hai voglia. Ma partivano da sole le mucche. Ma quindi Quando non era soltanto di ovini, pecore, ma anche di bovini. ovini pecore, diciamo che stavano qua, era una pastorizia di ovini locale, ma pure bovini. Ma questo signore qua che poi porta ancora ora 400-500 capi di mucche su in montagna. Alle prime nevi, ai primi freddi che magari non ha, oppure qualche anno che è arrivato il freddo in anticipo, le mucche partono da sole
e ti, avvede, ti, tu ti vedevi in quella piazza dove noi abbiamo chiuso la festa, sotto la parte, la strada di sotto è Tratturo. Tu ti vedevi passare in quella strada là gruppi di 20, 30, 50 mucche che passavano e se ne andavano sotto Celenza, poi andavano e là venivano caricate poi con dei camion e portati a Foggia. Ah, ho capito. E quindi una cosa importante, poi c'è un altro aspetto importante della vostra, del vostro carnevale, della vostra maschera di Pulcinella, e a livello come al solito non poteva mancare l'aspetto culinario della cucina del piace. Avete quel famoso piatto che adesso faccio passare in una foto che ho fatto in primo piano quando sono venuto quest'estate. Ci vuoi parlare di questa pasta, di questo piatto? Ma ci devi parlare tu, com'era? Era una cosa, era una, potevi a Nanzo Re. Potevi a Nanzo Re, potevi. Allora, quelle sono due cose che viaggiano pari passo: il carnevale, il periodo di carnevale e lasagne, alucutteo, tu dici che devo parlare in dialetto, Sì. viaggiano, vanno a braccetto, perché comunque è un piatto invernale, si fa pure in estate, però non è indicato. Il piatto cioè, ci stanno due versioni, la più accreditata è in un mulino d'acqua, dove si andava a macinare d'inverno. Sono rimasti bloccati per una forte nevicata, restando bloccati per più giorni, in un mulino c'era solo acqua e farina e si è fatto questo impasto. E poi magari, che ne so, qualcuno aveva un pezzo di salsiccia, qualcuno un pezzo di guanciale. Si è fatto questo soffritto con guanciale, salsiccia per dargli un po' di condimento. Si è messo un cucchiaino di paprika. Allora, sfatiamo questo mito: vintresc o guanciale? Vintresc. Vabbè, tolgo il guanciale, mettiamo. Sembrate che stia a parlare di un problema alla carbonara, pure là è sempre lo stesso problema. Eh sì, più o meno è quello. Ma a me piace più un guanciale, che cazzo le ho. Vabbè, e poi la mancanza di posate per tutti ha fatto sì che si mangiava con le mani, ma era ed è un rito. Io mi ricordo quando si faceva in Infatti, famiglia, ma pure adesso si fa. quest'estate mi sono cotto la rete quando ha gipigliato È l'endolocuttura. perché non si capisce. E lo Io so non che me sono lo capace, lo so che sono capace. Beh, si sente il foggiano, si capisce. Senti là, ci si lavava le mani, si tagliava le unghie, si lavava le mani, si asciugava al fuoco senza tovaglie e poi si mangiava tutti insieme. Ognuno davanti al posto suo e si prendeva una lasagna, un po' di salsiccia e quello era, si Buonissimo, mangiava ma con le dico, mani. prima che mi finisce l'inverno, prima dell'estate devo tornare una domenica a mangiare da voi un'altra volta quel piatto, trovavo di far caso. Vieni, vieni. Ma poi ci ma sbaglio c'erano pure i peperoni dentro. No, c'è la paprika, il peperone essiccato e macinato, che lo fa diventare rosso. Non è pomodoro quello, è polvere di Lo so, peperone. lo No, so, ma ma non voi è siete civilizzati, voi siete civilizzati, chiamate paprika. la polvere. Ah, La bravo! polvere. Oh, sì, come La polvere di Avrei. Ma tanto, se io te lo dico in dialetto, mi capisci niente. La polvere di ripeti? Avrei. Ah, no, no, aspetta, aspetta, lo devi dire bene. La polvere degli Avrei. Si è sentito? Benissimo. Che è lo stesso Senti. che ci si condisce la salsiccia rossa. Sì. Senti, voi sapete, un'ultima caratteristica ci siamo dimenticati qualcosa di tutti i protagonisti materiale e immateriale di Pulcinella di Castellon Messer Marino? No, penso di no, penso di non aver detto tutto quel po' che so. Niente, quello che voleva. Dov'è che si differenzia dai vostri cugini di schiavi? Non soltanto nella lingua, in che cosa? Dai cappelli, perché loro sono diversi, loro tendono a essere più bassi e più circolari, loro fanno tutti i fiori e tutti uguali quei fiori, lo fanno tutti insieme. Noi no, noi è tutti a punta,
chi più lo può fare alto, me mi dicono sempre che io lo faccio più alto di tutti quanti, mi spottano sempre, ma mo, già so alto, mo che la fa? E ognuno lo facciamo diverso, ognuno ci mettiamo del nostro, che ne so, chi ci mette una chi si ispira ai colori del paese, gioca sui colori della carta, chi gli dà una forma diversa, chi ci fa un cuore, chi ci fa una stella, chi Sì, ci fa il mosannito come Francesco. credo che non ti sei offeso se ho fatto passare una fotografia del cappello degli schiavi per far capire la Ma differenza, no, perché sono. non va bene. Ma guarda, Claudio, quando tu ci hai chiamato dopo che siamo stati al Cervo, a Castelnuovo al Volturno, ci hai chiamato per la questione per il Sì, convegno a però. Cassino, io la prima cosa che feci, chiamai Adriano e chiamai i loro schiavi, perché trovavo giusto che ci fossero anche loro, perché comunque hanno pure loro una tradizione storica come la nostra. Chiamai Adriana perché è l'unica che poteva accreditare, perché tutte queste parole che io dico, magari un altro dice, ma tu te le stai inventando. Lei è l'unica che può testimoniare che già nell'80 lei ha filmato noi e anche schiavi. 1990 lo ricordo con 90, grande gioia perché fu il secondo scudetto che vincemmo con. Io sono tifoso del Napoli, quindi è il 1990 quando ho fatto quel documentario. Quell'anno, nel 90 andammo, i Pulcinella furono ospitati a Francavilla al mare, se non sbaglio, vero? Italia Nuova, sì, mi ricordo che, vedi, mi è rivenuto sto flash, c'era l'omino dell'Italia 90, quell'omino tricolore, ti Sì, ricordi? come no. E c'era uno di noi che aveva fatto quell'omino sopra un cappello. Ognuno poi si ispirava a qualcosa del No, momento. figurati, per me la gioia immensa era vincemmo il secondo scudetto. Poi è inutile che ti dico io che per chi ti fai quei mondiali, stavo sempre a San Paolo a vedere la partita dell'Argentina, quindi puoi immaginare, è inutile che lo diciamo adesso perché sennò altrimenti qualcuno mi manderà insulti non da poco in questa trasmissione. Ti volevo dire una cosa importante, volevo soltanto colgo l'occasione per dire che la questione del noi facciamo parte tutti, noi, voi soprattutto, fate parte tutti del Comitato Pro Pulcinella Patrimonio dell'UNESCO, che è ideato dal professor Domenico Emerio Scafoglio. Colgo E la l'occasione cosa. per fargli gli auguri al professore, perché mi sa che giorni fa ha compiuto gli anni, pochi Sì, ha giorni fa. compiuto gli anni. Sì. Faccio gli E ha auguri. compiuto gli anni e noi le cose stanno andando avanti, i tempi sono lunghi e speriamo di poter. No, quando si parla di UNESCO, i tempi sono lunghi e speriamo di arrivare a meta. Onestamente, dico che se non dovessimo raggiungere il traguardo, sarebbe qualcosa di clamoroso perché il lavoro che ha fatto il professor Scafoglio è qualcosa di straordinario. A livello proprio didattico, culturale, di informazione, è qualcosa di incredibile. E speriamo di riuscire a portare a termine questa avventura. Se E non ci adesso riusciamo, però. ci abbiamo provato. Ah, come Però no, ma perché per no? carità. Ma è stato. Perché Ma no? già il fatto che noi ci siamo conosciuti per questo è qualcosa di incredibilmente bello. Ma che scherzi. No, cioè, ho conosciuto Senti. diverse realtà. Sì, ma quello è, d'altronde noi, la nostra dimensione è sempre stata universale, calcola che da noi è nato il provincialismo universale, adesso c'è soltanto il provincialismo, però noi alla fine nel nostro DNA c'è questa universalità, basta pensare tu nel tuo territorio, chi di origine che è capitanata, chi di origine abruzzese, chi molisana, perché poi voi siete abruzzesi, ma sinceramente io quando vengo da voi mi sembra più il Molise che Mo, l'Abruzzo. non toccare sto tasto Abruzzo e Molise, perché tocchi un tasto dolente. Noi siamo abruzzesi, punto. Mi Guarda, segui? senti. Sono i nostri cugini agnonesi che erano abruzzesi e mo sono muori qua. Quello è stato Gioacchino Murà che li ha fatti diventare molisani. Noi siamo nati abruzzesi e moriremo abruzzesi. Loro fino al 1809 erano 9, 10, erano
abruzzesi. Poi Miurà, per motivi che non sto qui a dire, che è meglio forse non dire, ti posso dire in No, separata vabbè, ma mo sede. stiamo scherzando, mo, quando No, no, ma non è una questione di poco conto, non è uno scherzo. è... Beh, tra Senti, noi però c'è prima di... una rivalità, tra noi a Agnone c'è una rivalità tra regioni, non è che... Ma è molto più forte tra voi Agnone o tra voi Schiavi? Agnone Castiglione, Schiave e Castiglione siamo fratelli. Agnone Castiglione è forte la rivalità, è fortissima. Lo so, ho visto. Senti, ma tu adesso tutta sta gente che sta attorno a te, falla mettere là, facci salutare perché ti hanno parlato tutto al rete. Un po' se ne sono andato a fumare a Fabri, Andiamo, questo è il su, tuo fai ragazzo che mi salutare questi aiuta. qua. E Ma a Cassino una maschera storica, un qualcosa di storico, non ce l'avete? E ce l'avevamo. che Allora, c'avevamo? presentaci questi signori. Ecco a nuovo lei, dai, su. Giuseppe, Mariano, il vicepresidente. Ciao. Ciao, Ciao Fabrizio, il ragazzi. ragazzo che mi Ciao. aiuta. Benvenuti. Roberto, il più anziano. Questo è Ciao adesso ragazzi. il nome del gruppo. Cioè, Il sono più fatto proprio vecchio. da... Come state? Bene? Sì. Sì, Un tutto a posto. Sì, po' e qua freddo, Maronna ma va a accompagnare tutto quanto. va bene, Grazie. 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 Senti, sì, grazie ragazzi, è sempre un piacere, anche da lontano la vostra presenza è un'energia positiva incredibile. Un abbraccio forte. Vi abbraccio e spero di venirvi a trovare presto. Grazie. Volevo solo dire una cosa sul pezzo di Prossimamente. Cassino. Cassino Ciao Claudio. c'era molto a Cassino. A Cassino c'è stato un problema enorme. La Seconda Guerra Mondiale ha distrutto tutto. La guerra, la linea Augusta aveva fatto danni là, eh. Cassino ha fatto veramente, si è portata dietro pure tantissimi sfollati cassinesi, cassinati, Ma lo sono sai che a andati via. Castiglione, allora, a Monteferrante c'è una frazione che si chiama Castiglione, perché furono sfollati a Castiglione Messer Marino, tornati al loro paese, misero il nome del paese che li aveva ospitati. C'è una frazione che si chiama Castiglione a Monteferrato. O a Pizzoferrato, scusa, mi hanno corretto. Pizzoferrato, che sta qua vicino a noi, sarà 20 km, 30 km. Furono sfollati e qua a Castiglione e furono ospitati da una famiglia e restarono parecchio tempo. Tornati poi a Pizzoferrato, misero nome a questa frazione Castiglione. Nella seconda guerra mondiale è successo questo. È importante. Noi purtroppo c'era, pensa, noi avevamo pure un sanvitista, un insorgente del 1799, ma di cui non c'è più traccia, cioè se ne parla poco, credo che si chiamasse Mommo Literno, perché noi, pensa, lo sai la cosa strana di Cassino? Che la Seconda Guerra Mondiale, sono rimaste tre cose della Seconda Guerra. Il platano che sta al cielo, vicino la vecchia Cassino, a San Silvestro, che pare che sia di epoca borbonica. E poi 2 miliardi, 2 milioni, 2 mili, 2 miliardi di Ah, pietra quel di belestra. però napoletani borbonici che sono segnati in miglia dalla distanza, alla distanza in cui ogni miglio ha la Sì. distanza Ho capito. in miglia rispetto alla capitale che una volta era Napoli. Quelli, pensa tu, quei due sono poi il resto non c'è rimasto nulla, nulla. E si è portato dietro tutto. C'è qualcosa di importante, poi soprattutto però sono tradizioni antiche, quelle che c'è la Pasquetta, la tradizione antica, c'è la Pasquetta dell'Epifania, che però alla fine risale a 100 anni fa, a fine 800, inizio 900, che viene fatto ogni anno No, ti a chiedevo se avevi Monteferrante. un costume storico, ci gemellevamo, Ma figurati. venivate. Ebbè, come Pontecorvo, no? Ti ricordi? Sì. Pontecorvo l'hanno conservato. Tu non c'eri a Pontecorvo, ma loro hanno conservato una specie di maschera pulcinellesca, se si può dire, Quello con la perché... gobba che era da voi a Cassino Eh? quella volta. Era quello con la gobba che era a Cassino da voi. È Sì, venuto a quello Cassino. vestito di bianco, la faccia nera, stava pure lì, sì, hai ragione. E quella Ma è molto legata all'invasione saracena, quella è antichissima quella cosa. il prossimo raduno, se lo facciamo, lo invito qua.
Come Se no? riusciamo, se poi ti chiamo, mi dai qualche contatto, lo Ma invitiamo. certamente, noi siamo qui, noi adesso forse ho scoperto, devo andare, non vi vengo, non vi posso venire a trovare il giorno di Carnevale, non sono venuto da voi il giorno di domenica di Carnevale. Ah, una cosa volevo dire, voi finisce la domenica Carnevale e martedì grasso non fate niente. No, lo facciamo l'ultima domenica, Ah. quando riusciamo a farlo. Io quest'anno non Quest'anno. sono venuto a trovarvi a domenica perché sono stato a Monte Roduni che lì hanno ritrovato anche lì una vecchia maschera, la mascherata, eh? Ah, ok. Molto importante. Poi c'ho novità che forse dalla Sicilia. Nuove cose. Va bene, Ragazzi, io vi saluto, è stato uno spettacolo avervi qui. La grazie a prossima te volta che per parlate di averci media, invitato. con me lo sai che ci sono le sorprese. Se mi facevi sentire qualche pezzo musicale ci avresti fatto più Ah, cosa se mi gradita. facessi sentire. In che masuna? Non Eh? ci abbiamo lo strumento. Non dire in questo modo che anche se siamo in quaresima la battuta ti viene No, fatta se dice che ti manca lo strumento. andremo Ludobot. Ciao Claudio. Che Ludobot, l'organetto, il Dubot si chiama da noi. intenete? I due bassi, noi lo chiamiamo Dubot. I due bassi, l'organetto piccolo, noi lo chiamiamo il Dubot. Ma voi c'è la Qual è il zampogna? Dubot che pensi tu? Dubot, due bassi. Ah, già capite, ma voi tenete la zampogna? No, la zampogna no. No, Ah, qua non c'è è arrivata la zampogna. la zampogna. È Ce impossibile, se siete terra di pastori c'è stata la zampogna. l'avemmo la L'insumanza. micevisca, Eh? sai che la No. pecora è Perché? essiccata al sole e si Cosa? mangiava a pezzi. La micevisca è la pecora essiccata al sole, salata e essiccata, e poi tu ti mangiavi quella carne secca. Non esiste Era più una questo pecora piatto? essiccata al sole. Ho capito, non esiste più Era questo un piatto. metodo di conservazione Sì, delle ho carni. capito, ho capito. Ho capito, ci sembra un'altra cosa. Ciao Mariano, grazie a tutti, salutate tutti Ciao quanti. Claudio, ci sentiamo, ciao. Arrivederci, salutate il sindaco, arrivederci, La grazie. sindaca. No, io dico io, il sindaco, ma scusa, Mariano, scusami, ma la guardia maschio, lo chiami il guardio? Per me è meglio una guardia femmina che una guardia maschio. La boia. No, dove lavoro? Ci stanno due belle guardie, mi facesse fare una contravenzione al giorno. Sì, bene, stati bene. Sicuramente ti farò una Stiamo sorpresa scherzando a gradita. carnevale, si scherza, io. Ma figurati, ma ci mancherebbe altro. Grazie. Ciao Claudio!